Le segreterie provinciali FIM CISL, FIOM CGL, WILM, WIL di Teramo hanno annunciato per il 30 di luglio la marcia per il lavoro che si terrà a Teramo in concomitanza dello sciopero di 4 ore del settore metalmeccanico nella provincia di Teramo. L'obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla grave situazione del settore che nel teramano sta vivendo da diversi anni grandi difficoltà. Le categorie metalmeccaniche FIM, FIOM e WILM assieme alle segreterie federali di CGL, CISL e WIL hanno indetto una marcia per il lavoro per il 30 di luglio, venerdì sera, dalle 19 fino a concludersi, diciamo, con un presidio in Piazza Martiri. La marcia partirà, come dicevamo, alle 19 da Madonna delle Grazie e arriverà in un corteo non organizzato, chiaramente mantenendo il distanziamento sociale, fino a Piazza Martiri. Anche lì dovremmo essere chiaramente bravi e corretti, vista e considerata ancora la pandemia. Abbiamo fatto questo sciopero raddoppiandolo da 2 ore a livello nazionale a 4 ore, appunto per le vertenze che abbiamo sul territorio, già ricordate prima, TR, Beco, la Selta, che stiamo aspettando la Selta, che tra l'altro ci sarà un esame congiunto con la Pare Nuova Proprietà proprio venerdì 30 la mattina, faremo anche questo incontro telematico con la nuova proprietà, e di tutte queste vertenze cercheremo di far capire alla cittadinanza che uniti ne possiamo uscire fuori, e a una politica sorda fargli capire che l'area di crisi complessa va portata anche nel territorio teramano. Con lo sblocco dei licenziamenti, con tutto quello che sta accadendo, la mancata riforma degli ammortizzatori sociali, siamo veramente in balia di un disastro sociale nel settore metalmeccanico. C'è la necessità di una vera programmazione, quindi andare a definire un sistema nuovo di relazioni industriali e soprattutto di azioni propositive affinché si possa attrarre investimenti, investitori e soprattutto si riesca a sostenere questa economia del settore dell'industria metalmeccanica, che rappresenta comunque l'economia maggiore in termini economici e in termini occupazionali in questo territorio. Riteniamo che in questa corsa del profitto non si possa mettere da parte il diritto contrattuale dei lavoratori e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ci sono tanti segnali che ci fanno preoccupare migliaia di famiglie a loro volta, perché senza lavoro è ovvio che non c'è dignità e soprattutto senza un futuro.